18 ottobre 1868, a Passì, Gioachino Rossini all'avvocato Cavalier Crisostomo Ferrucci, bibliotecario alla Medicea Laurenziana di Firenze. Niuna cosa poteva essermi più gradita che il parlarmi del gravicembalo Spinetta esistente presso il tuo cugino Malerbi. Saprai che nella mia adolescenza, durante il mio soggiorno a Lugo, mi esercitavo su quel barbaro strumento. Dico barbaro oggi perché, divenuto, come sai, pianista di qualche valore nella quarta classe, l'ogno era raccomandato ai professori di canto come molto preferibile ai nuovi, clamorosi pianoforti. Con l'aumentare degli anni aumenta la debolezza delle gambe, ma ciò che non potrà mai affievolirsi in me è l'affezione caldissima che ti porto. Spinetta, Malerbi, Lugo. Che strana storia sta raccontando l'anziano Gioachino Rossini? La nostra storia inizia da lontano, più di due secoli fa. Siamo in Romagna, in una tranquilla cittadina di provincia, con i suoi salotti, i suoi ritrovi, le sue famiglie per bene, tra gli ultimi decenni del Settecento e i primi quattro o cinque anni dell'Ottocento. I francesi della rivoluzione corrono su e giù per la penisola e arrivano a Lugo nel 1796. Cacciano i papalini, confiscano terre ed abbazie. Non abbiamo il tempo di raccontare tutto l'andirivieni di quegli anni, perché vogliamo raccontare un'altra storia che riguarda invece due famiglie, i Rossini e i Malerbi. Dunque, a Lugo nasce nel 1764 Giuseppe Rossini, che a 24 anni è già cornista e trombettiere nella banda militare di Ferrara, che lascia due anni dopo per diventare pubblico trombetta a Pesaro, in piazza e in teatro. A Pesaro Giuseppe si sposa e qui, il 29 febbraio 1792, nasce suo figlio Gioachino. Non solo. A Pesaro Giuseppe ha modo di esternare le proprie idee giacobine, entrando e uscendo dalle galere con la regolarità di un orologio, a seconda che a comandare siano i francesi invasori o i restituiti austro-papalini. E mentre la moglie Anna va in giro a cantare l'opera in teatro, e mentre Giuseppe, quando non è in prigione, accetta scritture per le orchestre dei teatri, il piccolo Gioachino rimane a Pesaro come un vagabondo, studioso di poco profitto, accudito a turno da nonna, zia, ex frati e fornai. Per farla breve, nell'anno 1800 Giuseppe Rossini in teatro a Bologna viene licenziato dalla municipalità pesarese e così, per mettere ordine nella sua vita, oltre che per dare un po' di regolarità al piccolo Gioachino, che intanto ha cominciato a cantare in teatro assieme alla madre, nel 1802 Giuseppe se ne torna nella sua tranquilla cittadina natale, Lugo, appunto.
conosciamo adesso gli altri protagonisti della nostra storia, i Malerbi. Pier Crisologo, vedovo, è capofamiglia di una buona nidiata di bambini, una femmina e 5 maschi. La femmina, Violante, sposerà Luigi Crisostomo Ferrucci, che abbiamo già conosciuto, e che è a Lugo compagno di giochi del piccolo Rossini. I due figli maggiori, Giuseppe e Luigi, hanno entrambi abbracciato la carriera ecclesiastica, ma sono anche musicisti. Giuseppe nel 1802 ha 31 anni, è serio, severo e organizzato. Formatosi alla scuola di Giovanni Battista Vitali, è dal 1788 organista nella chiesa di San Francesco e dal 1792 canonico e maestro di cappella nella collegiata, dove nelle più solenni date religiose ed anche civili eseguisce di proprio a grande orchestra messe, vesperi, suonate, sinfonie, concerti. E poi possiede una ghiottissima biblioteca piena di partiture corali e strumentali di autori come Bach, Handel, Gluck, Mozart e Haydn, tutti praticamente sconosciuti in Italia. E a casa sua insegna contrappunto e pianoforte, composizione e canto. Tra gli allievi troviamo nomi interessanti, il sopranista Velluti e poi Angelo Barbieri, Domenico Ghinassi e Gioachino Rossini, che per la prima volta può seguire con una certa regolarità gli studi musicali. Il polso resta alterato. Comincia il freddo. E Don Luigi? Luigi ha, al tempo della nostra storia, 26 anni. È organista al Carmine e a San Francesco, invitato a tenere concerti in tutto il nord Italia e compone quasi esclusivamente per strumento a tastiera, pagine che il fratello definisce viete, licenziose, cervellotiche e senza osservanza di regole. Aveva figura originale, bizzarra ed era burlone e satirico. Sempre vestito elegantemente e azzimato, ha tabacchiere, fazzoletti e mazze che cambia ogni giorno dell'anno. Di svariato stile, preziosi per materia e fattura. Appassionato raccoglitore di oggetti artistici e cose rare, non vive che per l'acquisto di essi. Ha razzi ricchissimi, seterie, vasellami, ceramiche, vetrerie, stoviglie e servizi da tavoli in argento ed oro da formare in casa un vero museo. La sua camera è un tempietto delle grazie. Per questi capi d'arte, che acquista in fiero mercati rinomatissimi, si sa da lui stesso che profonde favolose somme da lui lucrate con l'arte musicale di concertista di gran voga. I suoi fratelli, per queste sue stravaganze, lo appellano il matto di casa e i concittadini gli appiopparono il nomignolo di canonico bilino, che in gergo romagnolo significa frenetico per cose smodate e superflue. E poi, attenzione, Luigi sapeva confezionare dalle stire ben 300 qualità di minestre e differenti portate che si alternavano ogni anno alla mensa dei Malerbi, dove Rossini, allegramente, intervenne e apprese. L'ammalato va fuor di sé ed infarnetichisce. Freddo leggero.
leggermente. Il fondo Malerbi fu donato nel 1954 dalla contessa Maria Concetta Bufferli alla scuola locale di musica in memoria del fratello scomparso Pietro Malerbi. Oggi è custodito presso la biblioteca comunale Fabrizio Trisi, dove è stato trasferito per agevolare l'accesso e la consultazione a studiosi e ricercatori. Indubbiamente l'eredità giunta a noi presenta alcune significative lacune dovute alle vendite che il lascito subì già a metà dell'Ottocento. Alla morte dell'ultimo dei due fratelli Malerbi, Giuseppe, gli eredi infatti presero coscienza dell'importanza del materiale che possedevano e iniziarono a vendere le opere firmate da Rossini presenti nel fondo. Molto probabilmente, come dichiarato dal maestro Malusi, curatore del catalogo delle musiche conservate nel fondo, risulta praticamente impossibile che nella biblioteca dei canonici non fossero conservate anche partiture a stampa, almeno dei più noti autori del momento, specialmente in ambito romagnolo. Nonostante molti spartiti siano andati dispersi, grazie alle annotazioni e alle indicazioni strumentali presenti nei manoscritti, è stato possibile identificare una serie di composizioni realizzate dal giovane Rossini. Queste opere si sono conservate nel fondo probabilmente proprio perché anonime. Alla luce di quanto conservato, si può affermare che qui è custodito il corpus sacro del giovane Rossini più importante che esista per unicità e numerosità. Infine, va sottolineato che il fondo contiene un notevole numero di composizioni manoscritte dei fratelli Malerbi, e grazie alla loro ampia produzione musicale e alla diversità di esecuzione, forniscono un osservatorio pregiato per chi voglia occuparsi della musica sacra italiana dell'Ottocento. La Biblioteca Trisi, nel suo embrionale sviluppo settecentesco come libreria del collegio omonimo, non prevedeva la presenza di testi di natura musicale. I percorsi didattici ed i libri acquistati a supporto dello studio dei collegiali vertevano sugli studi in legge e in filosofia. Diventa naturale destinazione, poi, per la raccolta e la conservazione di fondi e biblioteche di personalità cittadine, ampliando le tematiche delle sue raccolte. È in virtù di questa capacità di attrarre donazioni di pregio che la Trisi è diventata inevitabilmente anche il collettore delle memorie delle personalità musicali che hanno gravitato su Lugo, diventando un punto di riferimento per gli storici della musica italiani e non solo. Un primo fondo musicale arriva in biblioteca nel 1927. Le carte di Dario Rambelli, violinista e compositore di musica sacra e da camera, comprendevano spartiti manoscritti del Rambelli stesso e di numerosi altri compositori, quaderni di musica per banda e spartiti. Nel 1990 la Trisi accoglie uno dei suoi fondi più preziosi, i manoscritti conservati dagli eredi della famiglia Malerbi, che includono, oltre agli spartiti manoscritti dei due canonici lughesi, composizioni manoscritte autografe di Gioacchino Rossini, Giuseppe Saverio Mercadante e Giovanni Battista Pergolesi. Precedentemente conservati presso la scuola di musica, vengono dati alla biblioteca per garantirne la corretta conservazione e l'accessibilità sotto la guida dei bibliotecari. 5 anni dopo arrivano le carte della famiglia di Vincenzo Cicognani, pianista, compositore, insegnante e baritono, vissuto per diversi anni a Buenos Aires. Nel 2001 giunge un altro fondo di assoluto rilievo, l'archivio di Francesco Balilla Pratella, musicista, compositore, insegnante di musica e studioso di tradizioni e musica popolare. I documenti sono stati in parte acquistati dal comune e in parte donati dalla figlia Eda. La più recente acquisizione riguarda infine le carte di Luigi Penazzi, maestro di coro e direttore d'orchestra, che dopo aver lavorato a San Pietroburgo dal 1905 al 1921 divenne direttore della Scuola Comunale di Musica, che riuscì a mantenere attiva anche durante gli anni della guerra, trasferendola nella propria abitazione. A sancire pubblicamente il legame della Biblioteca Trisi e della città di Lugo con i suoi musicisti è stata l'inaugurazione nel 2018 della Stanza della Musica, una sala che celebra i musicisti lughesi che si sono distinti in ambito compositivo, didattico e strumentale e che ospita il pianoforte appartenuto al maestro Francesco Balilla Pratella. È una preziosa collezione di musica su dischi in vinile,
donata dalla famiglia del lughese Claudio Guerra. Apertura del sipario. Introduzione, dove si conosce il contento e il piacere degli astanti. Notificazione delle cartelle imbroccate e premi. E Luigi Malerbi compositore? Allora, mentre il Malerbi maggiore si muove severo e dignitoso, il Malerbi minore compone divertimenti per tastiera dove, all'apparenza, utilizza l'antico genere descrittivo, ad esempio nella battaglia per organo, trasformato in vera e propria colonna sonora nella fuga della signora Mariana Bertazzoli e stravolto, infine, nel sarcasmo buffonesco, come nella Febbre fredda o nel Gioco della tomba. Ingegnoso e ardito, Luigi ricama sui temi più burleschi i suoi poemi arguti, profonde se stesso in un'onda nuova di musica satireggiante. Bastano a lui gli avvenimenti più intimi e semplici, perché dopo brevi giorni, sotto il modesto e usato titolo di divertimento, vibri nei salotti amici la satira, innocente o feroce, commista all'imitazione delle voci, dei rumori e dei diversi stati d'animo di quanti offrivansi all'estro suo bizzarro, sotto gli aspetti più o meno ridicoli ed ameni. Insomma, i 14 divertimenti di Luigi Malerbi raccontano storie improbabili, diventando una vera e propria presa in giro della concezione della musica espressiva e significativa, tanto di moda in tutto l'Ottocento. Vi ricorda niente tutto ciò? Li avrete sentiti nominare i Pesce de Vieillesse di Rossini, soprattutto quelli per pianoforte, nei quali il suo pensiero sembra vagare nelle pianure dell'assurdo e del nonsens, per le quali si è addirittura scomodata la preveggenza del genio verso modelli novecenteschi, e invece... E invece? Invece la conoscenza del carattere e dello stile musicale dei complementari fratelli Malerbi diventa un ulteriore indizio per completare la comprensione degli enigmatici messaggi musicali dell'anziano Gioacchino. Grazie a Giuseppe, il piccolo Rossini allarga lo sguardo verso ciò che di musicale avviene oltre le Alpi. Apprende la severità dello stile antico e una metodologia di scrittura che darà alle sue pagine operistiche una densità sconosciuta all'epoca. Grazie a Luigi, invece, impara ad osservare in modo disincantato le cose e l'umanità e a coltivare il gusto della presa in giro.
Entrambi i maestri ritorneranno idealmente nella seconda vita musicale di Rossini, Giuseppe nella tecnica e nello stile dei due grandi capolavori sacri e Luigi nel sarcasmo e nell'ironia degli ultimi brani per pianoforte. Scritti con una tecnica che programmaticamente ignora il grande pianismo romantico di metà Ottocento, arcaici nella costruzione dei piani sonori, nell'ornamentazione e nell'armonia, ma con uno stile inconfondibile, essi mostrano una fedeltà a un mondo scomparso che non è, come scrive Piero Rattalino, quella di un reazionario che vorrebbe riprodurre il passato, ma di un esteta che il passato vuole ricordarlo, reinventandolo. In conclusione, le irriverenti pagine di Luigi Malerbi ci possono aiutare ad allargare la nostra comprensione sui Pesce che a questo punto, e non ce ne voglia il cigno pesarese, potremmo quasi rinominare, senza paura di irriverenza, veri e propri Pesce de jeunesse. L'Oratorio di Sant'Onofrio di Lugo di Romagna è il primo importante nucleo del Museo Diffuso dell'Arte Sanitaria Romagnola, appartenente all'AUSL Romagna. Al suo interno, tra le numerose opere d'arte, si può ammirare la cappella con l'altare della Beata Vergine di Loreto, ius patronato della famiglia Malerbi dal XVII secolo.